Benvenuti a questa edizione serale delle notizie del giorno. Applausi e lacrime per il carabiniere ucciso. Varriale sul posto già un'ora prima dell'aggressione. Il collega di Cerciello era in piazza Mustai, dove è stato identificato l'uomo derubato. Il giudice per le indagini preliminari dice totale assenza di autocontrollo da parte dei due indagati. Folla e tanta commozione ai funerali del militare a Somma Vesuviana. Nistri, non diamogli la dodicesima coltellata. Conte interviene sulla Photoshop di Natale. È un reato. Aperto un procedimento disciplinare sulla prof che ha ingiuriato il militare ucciso. Lei non l'ho scritto io, spiegherò tutto e dirò chi è stato. Tensione su autonomia e TAV. Di Maio si sfoga con i suoi. Serve sempre un accordo con quell'altro. Il vicepremier a ruota libera, ripreso in un audio della CN News 24, atteggiamento Lega a volte insopportabile. E ancora, abbiamo fermato il business di Siri con la mafia. Poi lo staff precisa con gli attivisti, usa un linguaggio colloquiale. Salvini Zen replica, quell'altro? Mi chiamo Matteo. Conte fa ripartire il sud per rilanciare il paese. Secondo incontro tra governo e parti sociali in vista della manovra. Sul tavolo un piano di crescita. Il Premier porterò il tema nel meridione nell'incontro con von der Leyen. I sindacati dicono ok, idea per Banca del Mezzogiorno, ma manca un piano. Migranti, ok del Viminale allo sbarco di 16 minori dalla nave militare Gregoretti. Quindi la nave della Guardia Costiera italiana resta ormeggiata ad Augusta in Sicilia in attesa di un accordo di redistribuzione a livello europeo. Da venerdì c'è la disponibilità di Berlino per una parte dei clandestini. Strage in California. Il killer era un suprematista italo-iraniano. Così si descriveva su Instagram. L'uomo in tenuta paramilitare, prima di essere ucciso, ha fatto tre vittime, fra queste anche un bambino di 6 anni. Passiamo in Russia, l'ombra di avvelenamento per l'oppositore Navalny. È stato riportato in carcere dall'ospedale dove era ricoverato per una reazione allergica. Passiamo negli Stati Uniti, Trump accusa la Federal Reserve. Sui tassi non fa nulla in confronto a Unione Europea e Cina. Il presidente USA torna a premere su Powell per un taglio. Nozze tra Just Eat e Takeaway. Nasce un colosso da 7 miliardi di dollari. La perla, tregua d'agosto, sospesi i 126 licenziamenti. Esito del tavolo del MISE dopo che la proprietà olandese, Sapinda, aveva annunciato la ristrutturazione e i tagli. Parmitano dall'ISS. Ho l'età giusta per andare sulla Luna e lancia l'allarme clima. Primo collegamento di Astro Luca dalla stazione spaziale. L'astronauta dice: ho visto deserti avanzare, ghiacciai che si sciolgono. Grazie per aver seguito questa edizione serale delle notizie del giorno e vi rimando alla prossima edizione. Arrivederci.